Il centrocampista dell'Inter è decisivo nel primo tempo con una doppietta al 17. Ma dopo il gol di Yarmolenko gli azzurri sbagliano troppo e colpiscono la traversa con Locatelli. Andrea Ramazzotti, prima vittoria per Luciano Spalletti da CT dell'Italia. Gli azzurri battono l'Ucraina a San Siro e raggiungono i gialloblu e la Macedonia al secondo posto. Del girone. La qualificazione a Euro 2024 è ancora tutta da raggiungere. Ma dopo il pareggio di Skopje la notte al Meazza regala a Donnarumma e compagni un po' più di tranquillità in vista del futuro. Il merito va soprattutto a Davide Frattesi, autore della doppietta che ha portato la nazionale sul 20 nel primo tempo. Un gol, regalato, a Yarmolenko ci costringe a soffrire fino alla fine. Ma il successo è meritato per la produzione offensiva e il gioco espresso. Resta però la sensazione di aver creato tanto e di aver raccolto troppo poco. Un aspetto su cui lavorare in vista di ottobre, quando andremo a giocare in casa contro l'Inghilterra. Super Frattesi. Spalletti fa 5 cambi rispetto alla formazione fermata sull'11 dalla Macedonia. Cambiamento più grande è in dove il centravanti Raspadori manda in panchina Immobile. Capitano a Skopje. Mascalvini, Locatelli, Frattesi e Zaniolo nuovi anche loro che prendono posto di Mancini. Cristante, Tonali e Politano. L'Ucraina, reduce dal pareggio contro l'Inghilterra, fa 3 cambi e quello più clamoroso è legato a Mudryk. La stella del Chelsea che finisce per lasciare spazio a Yarmolenko. Gli azzurri approcciano bene la gara, si rendono pericolosi con 2 tiri alti di Di Lorenzo e Raspadori. Si vede che l'Italia ha una voglia pazzesca, sa cosa fare. Così gli ucraini provano a contenere. Ci riesce fino al 12 quando, con un innocuo gesto dietro palla, Sudakov scivola e regala palla a Zaccagni. Assist per Frattesi e gol dal 10. La nazionale si toglie tanti pesi dalle spalle e Spalletti in panchina applaude. Con Locatelli davanti alla difesa la circolazione della palla è discreta. Ma soprattutto sono i centrocampisti Barella e Frattesi ad inserirsi con continuità grazie ai cambi di gioco che fanno sbandare gli avversari. Raspadori sbaglia porta per seconda volta al 25 e Meazza si dispera per 20 sprecato. Ma una manciata secondi raddoppia su tiro di Zaniolo, palla finisce ai piedi del solito Frattesi. Dopo un tiro rimbalzo con Raspadori e il centrocampista dell'Inter realizza doppietta. Convalidata controllo del VAR. Il doppio vantaggio rilassa un po' troppo l'Italia, che si ferma cercando il recupero alto. Respira senza correre all'indietro durante il non possesso palla e concede metri all'Ucraina. Pericolosa con Dov BYK, grazie ad una palla persa da Locatelli. Donnarumma respinge e, dopo qualche fischio all'ingresso in campo e alla lettura delle formazioni, arriva l'applauso al portiere. Raspadori ci riprova e questa volta colpisce i guantoni di Buschan, sembra un monologo e invece, in seguito ad una disattenzione collettiva della nostra retroguardia, Yarmol.